Allora, Gesù! Che è sta roba? Oddio! Devo disattivare le tenaglie. Come si disattiva? Ah! Il caro vecchio metodo, no? Jesus! Adesso tu di coglione a Gogomo. William Joseph Blaskovic, sei in arresto. Ciucciamola. Verrai giudicato e punito per i tuoi crimini. Ok, aspetta, ho paura di cadere nel vuoto. Al massimo prendo un po' di vita in più. Massimo. Aspetta, forse la qua. Ok, ed è qui. Vedi che è un po' strano da vedere così. Ah, comunque sono contento che finalmente si sia vendicato del padre di coglioni. Ok, via uno. Anche l'altro mi si è visto. Vedi che finalmente si è vendicato. Aspettava di crepare però. Fortuni. E come sali qua? Buona, buona così. Puttana Eva. E questi stronzi? Ma chi mi ha invitato? Ho ucciso. Serve vita. Prendila, porca miseria ladra. Vai. Ale. Perché sono venuto qui? Avrei dovuto correre a casa da te, Anya. Figa sta scena, mi piace. Ale. Curato. Endlich. È lui. Bel lavoro, ragazzi. È lui. Guarda, guarda. Generale. Oh. C'è? No, puttana. Wirklich? Blaskovic! Sul serio? Ah, tesoro, vuoi tu amarmi e onorarmi? Finché morte non ci separi. Ridammelo! Vuoi baciare la sposa adesso? Non prima del matrimonio! Schick mir schlafen! Cosa lo mettiamo? Jawohl! Ora devi riposare. Puttana. Mentre io preparo la cerimonia. Ah, spero che questa stronza crepi. Meine Damen und Herren, Yamin! È uno spettacolo. E io sono il tizio col cappello nero. No, no, no! Ho detto di no! Non potete impedirmi di vedere il mio cliente! Vedete qua? Leggete! Sono autorizzato a conferire con il mio cliente in privato! Volete che chiami il giudice?
Dovrete trovarvi un nuovo lavoro domani stesso. Ora mi fate entrare a parlare con il mio cliente o volete mettermi alla prova? Cioè, non mi è nuova. No. Cos'è quello? Levagli quel cappuccio! Schnell, porca puttana! Schnell? Ma come cavolo fa a parlare con quella cosa che gli copre la bocca? Non mi importa, non gliela tolgo. Cristo santo! Dateci un po' di privacy, per favore! Sei messo maluccio, amico. Cazzo! Hai un piede nella fossa. Sul serio, non hai un bell'aspetto. Comunque, stai a sentire, verrai processato entro un paio di settimane e sarai messo a morte. Trasmetteranno la farsa su ogni schermo del fottuto pianeta. Ecco, se vogliamo evitare che succedano stronzate del genere, ti facciamo uscire oggi stesso. È un po' rischioso, ma le misure di sicurezza sono impressionanti ed è l'unico piano che abbiamo. Ok? Cioè, non è stato facile avvicinarti, anche se sono il tuo cazzo di avvocato. Una vera merda. Quello che faremo è fingere che tu mi abbia attaccato. Il maiale di guardia verrà a controllare e mentre ti cerca sguscio alle sue spalle e gli infilzo quest'affare alla base del cranio. Gli prendo le chiavi e la pistola e ti porto fino all'ascensore, uccidendo ogni singolo nazista che incontriamo. Ce ne andiamo dritti al garage, dove Anya, Bombate e gli altri ci aspettano con l'auto. Ok, sei pronto? Diamo inizio alle danze, allora. Oh, Gesù! Marta! Cazzo, che male! Oh, non hai idea! Oh, togliamo questo cazzo di appare dalla bocca! Ok, appena saremo in strada, ci inseguiranno e voleranno proiettili. Hanno dei carri armati, amico. Ma abbiamo qualche asso nella manica. Oh, Cristo. Quando saremo in auto, sarà fatta. Il difficile sarà raggiungere il garage. Ma io sono legato e tutto, cioè. Ehi! Aiuto! Aiuto! Aprite la porta! Mi ha attaccato! Mi ha spaccato il naso ed è uscito da quella porta! Terror Billy! È in fuga, cazzo! Indietro! L'hanno aiutato! Sono entrati da quella porta e l'hanno liberato! Sono stati gli alieni, amico! No! Schnitt! Gott! Sind wir mal? No! Sie haben Talent! Ich soll zum Film gehen, bei Helene vorsprechen! Guter Schuss, General! Der zuckt noch! No! Che idiota! Era spacciato dal momento in cui ha messo piede qui dentro. Tapferer, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich und... Apri la bocca. Apri. Aprila. Così. Che sapore ha? Che sapore ha la polvere da sparo del proiettile che ha ucciso il tuo amico? Cosa si prova? Ti piace, vero? Sentito? Sono i miei uomini che fanno a pezzi i tuoi amici nel garage. Tu sei proprio noioso. Penso che andrò a divertirmi un po' con loro. Anya, la mia famiglia. Passano settimane, forse mesi. Sento che sto scivolando via. Prego che arrivi la fine. Sono senza parole. Il furto e la distruzione di proprietà pubbliche e private.
favoreggiamento dei nemici, tortura, terrorismo, uso di armi nucleari all'interno e all'esterno dei confini nazionali, alto tradimento. Per l'assassinio di migliaia di cittadini, signor William Joseph Blaskovich, la giuria la dichiara colpevole. È raro perfino per un professionista come me trovarsi faccia a faccia con il male più puro. E mi addolora pensare che il massimo della pena che possa infliggerle è qualcosa di così banale come la morte. Morte, signor Blaskovich. Nient'altro che una rapida e semplice morte. Ufficiale giudiziario! Ma quanto è un mito? Quanto? Quanto cazzo è un mito? Ma dai! Fuga! Gesù! Ma questo... Decidi. Ma devo trovare munizioni però. 50... Oh! In realtà ho anche meglio. Muori, faccia di merda. Ah, il giudice! Mamma mia, quanti sono! Muori? Ma che arrivo? Questo mi va meglio. Ok, pochi colpi, devo centellinarli. Porco Giuda. E dai, un colpo? C'è entrato però. Krishna, troppo finito davvero le munizioni. Aspetta. In serio? Ma ancora? Madonna ragazzi. Muori, porca merda. Dio, ma c'è! Minchia che mi hai cagato il cazzo, eh? Adesso basta, no? Li secco tutti, mi hanno rotto veramente i coglioni. Sai che lancia granate? La. Che figli di una gran puttana! Sto di merda! La. Cioè, guarda che sono dei bastardi, eh! Tira fuori quella merda di faccia! Ancora? Scusa, ma questo sono gli infiniti o... Sto perdendo, se sto finendo le munizioni. Io, buttala! Ah! Impiccatevi, stronzi! No, cioè... Sì, qua, sicuramente mi faccio seccare ora da te. Tu mi secca. Detto fatto proprio, eh. Yeah.
Ah, veramente, guarda, è sul filo del rasoio del nervoso, però. Minchia, ma me la cambi sta cazzo di arma, fa girare solo il cazzo. Minchia, oh, il sistema di cambiamento delle armi è l'unica cosa che mi fa girare i coglioni. Seriamente, perché non è possibile. Che cosa stronzo, magari. Che mi stava sparando. Bastardo. No, è piuttosto. Vieni rasa. Qua c'è un riferimento di armi intero. Guarda questo. Io adoro questa arma. Figa, mica, ma quanti cazzo sono? Che forte, cazzo! Sono tantissimi! Ah. Oddio! È fatta? Madonna mia, ragazzi! C'è un intero reggimento fatto fuori. Ma sento altre voci. Siamo in munizioni, mi serve tutto quello che posso prendere. Quindi abbiate un po' di pazienza. Tutto devo prendere, tutto. Non voglio prendere tutto, non lascio niente qui, proprio veramente. Mamma mia. Tutto mio. Ah. Minchia, non ho capito, ma quanto tempo è passato? Cioè? Chi è che parla? Quanto tempo è passato da quando è stato catturato? E questo coglione? Boh. Cioè, è passato molto tempo. Gesù! Chi è che mi spara? È il giudice della Corte Suprema. Figlio di un cane. È passato parecchio tempo. Non so quanto esattamente, stavo dicendo settimane, mesi, quindi boh. No, c'è shit. Shit che già opera. Ok. Ci la pompa. Sì. Sto a posto. Ok, sono carico. Andiamo. Mica, mi ha fatto troppa pena il. Quelli che voleva liberarmi me l'hanno ucciso. Mamma. Oh, figlio mio. Ma è morta la madre, l'aveva detto il... Credevo di averti perso. Ma... Che non ti avrei rivista mai più. Non è morta. Oh, Billy. La vita è piena di eventi inaspettati. Molti ti danno gioia. Alcuni ti spezzano il cuore. Non c'ero quando avevi bisogno. Ti ho abbandonata. Ho sofferto così tanto. Perderti è stato come farmi strappare il cuore dal petto. Ma le avversità sono temporanee. Lo sai, Billy. E spesso sono inevitabili. Mi sono sacrificata perché potessi andartene. E ora sei tu ad essere nei guai. Non preoccuparti per me. I miei problemi sono finiti. Non voglio tornare indietro. Non ce la faccio più, mamma. Tu sei forte, Billy. Noi siamo fatti per sopravvivere. Combattiamo anche quando non abbiamo più speranza. Lo so perché sei sangue del mio sangue. Sto per avere due gemelli. Non sono ancora nati. Voglio vederli. Vorrei che tu li vedessi. Mi manchi. Saremo presto insieme. Di nuovo. Devi solo lottare ancora un po'. Ufficiale, ma che se l'hai immaginato? Ma che diavolo? Il calore avvolgente dei sogni. Dissolto. Ti odio. Dal gelo spietato della realtà. Mi hai illuso. Dies ist ein Tag des Triumphes! Eine Woche ist es her!
Die Festnahme erfolgt in einem Bauernhaus nahe Dallas mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Nun wird diesem Schwerverbrecher und ehemaligen Terroristenanführer die Gerechtigkeit erfahren, die er seinen unzähligen Opfern verwehrte. Unser ruhmvolles Reich wird nicht ruhen, ehe der Krieg gewonnen ist! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Saremmo stati una coppia perfetta. Mio caro, mi hai spezzato il cuore. I vecchi e i deboli sono spacciati. Cosa? È morto? Ma vaffanculo, minchia! Che merda! Cosa? Ma vaffanculo, ma vaffanculo! Tutti ai propri posti, arriva! Che cosa succede? No, ci credo. State pronti, Kinderle? Abbiamo meno di 7 secondi. Pronti? Via, Max, bombate, ora! Anya, ora! Presto, 3 secondi! Il suo cervello ha bisogno di sangue ossigenato o morirà. Okay, non ho parole. Ok. È vivo. Rispondimi, è vivo. Ho paura che sia tardi. Oh no. No. Attività cerebrale! Sì, è vivo! Wow, amico, è davvero incredibile, Seth! Max ha ragione, dobbiamo andarcene! È pronto per il trasporto? Oh Gott, er ist tot! Scheiße, das melde ich! No, cioè, io dopo queste le ho viste tutte, raga. Ma io non ho parole. Guarda! Guarda! È sveglio! Santa merda! Il dio immortale dei pesci spaziali che nuota nell'acquario! Ave, un pesce spaziale! Ehi, Blaskovic! Mi senti? Ok, ascolta. Tempo fa Caroline ha recuperato da un laboratorio nazista questo corpo di super soldat potenziato geneticamente. Un esemplare davvero notevole. Anya, mostragli questo. Guarda, William, Seth lo userà per creare un collegamento tra la testa e il nuovo corpo. Anya, chiederla che aiutatemi, per favore, sono un povero altecacche. Ora, questi sono rari congegni nazisti per super soldaten recuperati sul campo di battaglia. Sono tutti fuori uso, ma ho abbastanza materiali per ripararne uno. Devi scegliere quale vuoi. Puoi scegliere. Sbatti le palpebre una volta per questo, 2 volte per quello in mezzo e 3 volte per quell'altro. Oh, Cristo, che scelgo? Ispeziona il costrittore. L'ariete. Il bipode, che figo! Non so, costrittore. Ah, ok, ispeziona. Comprime quando viene attivato, permettendo di attivare il passaggio di stretto. Quando si incostrittore non può respirare, perciò l'uso prolungato può portare alla morte per asfissia. Bello. Sarebbe si vicino allo spazio di stretto, ok. Protegge giunto la prossima le spalle e gomiti. Guarda, attivo una volta attivato i rapporti.
Che figo. Non lo so, mi interessa molto anche questo. Ma sì, dai. Ok, Ingle, mettiamoci al lavoro. Ora ti do un sedativo. Cioè, io non ho parole. Gli sviluppatori di questo gioco sono malati. William, sono vivo o sono in paradiso? Seth, sono sveglio, non dormo, sono got noi. Come ti mi senti, Vaskovic? Riesci a muoverti? Sì, ci riesci. Vediamo. Ani è contenta perché ha un mi sento forte. Palla. Ricordi il tuo nome? Ricordi che cosa hai fatto negli ultimi 2 anni? A parte uccidere i nazisti. Se provi a morire di nuovo, William, sono io che ti uccido. Vieni, ti do dei vestiti. Mandalo da me quando hai fatto. Che figata. Hai visto, cazzole? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Simpson. Ma, caro Blaskovic. Come sto? Come un uomo nuovo, Ma guardati, sono felice che tu sia qui. Bene, questo è come quello di Shoshana. Questo no. Serve a connettere la testa al corpo. È molto, molto importante non toccarlo troppo. A volte potresti sentire un leggero formicolio. Non ti preoccupare, è normale. Ma fammi sapere se succede qualcosa di strano. Per esempio, se la testa rigetta il nuovo corpo. Cose del genere. Exos! Medius! Sono contento anch'io. Maxele. Ho riparato il congegno che hai scelto. Provalo. Vedi cosa puoi fare.